Allora, che emozione ritornare in Italia e quanto sei contento, insomma, di questo pareggio fuori casa? L'emozione è stata grandissima perché poi tornare all'Olimpico giocando in Europa è una cosa veramente bella per me, è stata una bella soddisfazione. Il risultato è stato bello, se pensiamo a che all'inizio cioè, sicuramente facevamo la firma, poi come è andata la partita nel secondo tempo forse ci è rimasto un po' il rammarico perché su 2-1 con un uomo in più e la squadra stava giocando bene, pensavamo di poter e penso che potevamo portare fino alla fine i 3 punti, poi con i campioni che ha la Lazio, i grandi giocatori, hanno trovato il guizzo del secondo gol e questo non ci ha permesso la vittoria, però siamo contenti comunque di questo punto qui all'Olimpico. Senti, tu l'hai visto veramente da vicino, Cissé è il grande acquisto dell'estate biancoceleste. Ci puoi dare un giudizio da giocatore, per te che l'hai visto proprio lì a pochi metri correre così veloce? Sì, veramente è così veloce, così potente e sicuramente ha fatto un grande acquisto. Si è visto che è un giocatore di altro livello, che è un giocatore, è un fuori classi, è un giocatore che darà tanto alla Lazio, sono convinto perché ho visto un giocatore di qualità fuori dal normale, quindi è un giocatore che sicuramente in questo campionato farà molto contenti i tifosi della Lazio e anche i suoi compagni. Un'ultima invece proprio sul Vaslui, prospettive a questo punto nel girone dopo il pareggio dell'Olimpico, arrivate sicuramente cariche alle prossime partite. Ma noi siamo carichi, nessuno ci si aspetta tanto da noi, quindi noi facciamo le nostre partite, siamo venuti qui a giocare con la Lazio, non ci siamo messi dietro, abbiamo provato a giocare, abbiamo provato a fare le nostre cose e credo che questa è una dimostrazione che questa squadra ha le possibilità di giocarsela con tutti quanti, poi se arriva qualcosa in più con la qualificazione tanto meglio, però pensiamo una partita alla volta, non siamo una squadra di puntare ancora in alto direttamente, pensiamo un passettino alla volta, abbiamo anche il campionato da pensare perché è un obiettivo Potete importante per noi. andare alla primavera europea? Non lo so, è difficile, è una partita solamente che giochiamo, cioè è difficile pensare adesso in cose così lontane, cioè ancora dobbiamo fare il passo di altre partite, vedere gli altri avversari, è difficile fare prospettiva, non siamo una squadra come la Lazio che è formata e strutturata per passare i gironi, noi siamo una squadra che deve giocarsi le sue carte quando può e cercare di fare il meglio possibile. Poi giustamente se riesci a fare delle prestazioni come ha fatto oggi, credo che potrà giocarsela con tutti.